Alcune razze sono state allevate come animali da compagnia, mentre altre sono state addestrate appositamente per il lavoro nei campi o sulle montagne. Iscrivetevi al canale e seguiteci in questa nuova classifica per scoprire quali sono. Numero 10. Husky siberiano. Come suggerisce il nome, gli husky siberiani provengono dalla Siberia e discendono dai lupi artici. Questi cani massicci e resistenti venivano usati in passato come animali da slitta per trasportare rapidamente i nomadi siberiani lungo i percorsi ghiacciati che caratterizzavano la regione. Intorno al 1900 le gare con i cani da slitta divennero molto popolari in Alaska e per la prima volta gli husky abbandonarono la loro patria per esplorare il mondo. Questi cani raggiungono un'altezza algarrese di 50-60 cm e hanno colori che possono variare dal bianco al nero, passando per il grigio e il marroncino. Di solito hanno occhi dorati o celesti, ma sono spesso caratterizzati da eterocromia, ovvero due occhi di colori diversi. Oggi gli husky sono una razza molto amata e popolare a tutte le latitudini, ma il loro carattere particolare non è adatto ad ogni tipo di padrone. L'husky ha bisogno di ricevere attenzioni costanti ed effettuare molto esercizio fisico. Numero 9. Cane da pastore dei Carpazi. Il pastore dei Carpazi proviene dalla catena montuosa nell'est della Romania. È un cane molto forte che raggiunge un'altezza di oltre 60 cm e si incontra raramente al di fuori del suo habitat naturale. Per secoli il pastore dei Carpazi ha lavorato fianco a fianco coi contadini rumeni, proteggendo il bestiame dagli animali selvatici e le case dai ladri. Le sue origini non sono del tutto chiare, ma il suo aspetto da lupo lascia immaginare che discenda dai primi cani comparsi al mondo. Oltre all'aspetto fisico, i pastori dei Carpazi hanno ereditato dai lupi anche l'abitudine di circondare i nemici e attaccarli in gruppo. Dal momento che il loro ruolo prevede anche la protezione dei membri della famiglia, sono dei cani molto affettuosi e leali nei confronti dei loro padroni. Hanno un mantello spesso che necessita meno cure del previsto, perché lo strato naturale di grasso presente sulla pelle non deve essere danneggiato da bagni troppo frequenti. Numero 8. Terra Nova. Combinando una forza straordinaria, dimensioni notevoli e capacità di nuoto eccellenti, otteniamo il Terra Nova. Un cane originariamente allevato come assistente per i pescatori dell'omonima isola al largo della costa orientale del Canada. Il Terranova è conosciuto come un gigante buono. La cassa toracica possente, la grande capacità polmonare, la pelliccia idrorepellente, le zampe palmate e la coda che funge da timone gli permettono di percorrere a nuoto distanze davvero lunghe per un cane comune e lo rendono perfetto per le operazioni di salvataggio. Il Terranova è un cane molto tranquillo e amichevole, caratteristiche che gli conferiscono spesso l'appellativo di cane babysitter. Il manto è solitamente di colore nero o marrone, ma può anche essere grigio o maculato. Il peso varia tra i 55 e gli 80 kg, ma può raggiungere anche i 100. Il più grande Terranova al mondo pesava 120 kg. Chow Chow. Di solito i cani adorano con piacere i loro padroni e il Chow Chow è l'eccezione che conferma la regola. Questo cucciolo di origine cinese è noto per il suo carattere indipendente e distaccato. È una delle razze canine più antiche al mondo e centinaia di anni fa veniva usato come cane da caccia nell'antica Cina. La sua provenienza non è certa, ma gli esperti credono che abbia origine nell'Artico. I Chow Chow hanno un aspetto molto particolare, con un manto soffice e spesso e uno sguardo costantemente accigliato. Hanno inoltre una lingua color blu scuro, elemento fondamentale per provare il loro pedigree. La pelliccia intorno al collo viene spesso paragonata a una criniera leonina e la loro tipica andatura rigida li rende più simili ai gatti che ai cani. Hanno un portamento raffinato e un carattere sedentario che li rende perfetti per la vita in appartamento. Numero 6. Doberman. Il Doberman è una razza di cane elegante, intelligente, fedele e soprattutto costantemente vigile, motivo per il quale è molto popolare tra i poliziotti. I Doberman sono stati scoperti da Carl Friedrich Louis Doberman, un funzionario delle tasse che amava adottare i cani randagi. Hanno il muso appuntito e il pelo corto che spazia tra diverse varietà di colore, come rosso, nero, marrone e persino bluastro. Pesano tra i 30 e i 40 kg e hanno un'aspettativa di vita tra i 9 e i 12 anni. Il manto a spazzola dei Doberman non richiede tante cure e non emana il tipico odore di cane,
nemmeno a giorni di distanza dall'ultimo bagno. Se mettete due Doberman uno accanto all'altro, rimarrete stupiti dal numero di ore che possono trascorrere a rincorrersi. Numero 5. Rhodesian Ridgeback. Uno dei cani più atletici del mondo è senza dubbio il Rhodesian Ridgeback, detto anche Prongkrug. Il nome Ridgeback significa letteralmente cresta sulla schiena. Originariamente veniva allevato come cane da caccia e aveva il ruolo di intrattenere la preda fino all'arrivo del cacciatore armato, anche se si trattava di leoni. Per questo è spesso soprannominato cane leone. Ha una grande resistenza fisica ed è in grado di correre molto velocemente. Questi cani sono piuttosto diffidenti nei confronti degli estranei, ma si comportano raramente in modo aggressivo. Raggiungono un peso di 38 kg circa. Il Rhodesian Ridgeback ha un carattere indipendente e dominante, quindi ha bisogno di un allevatore esperto che metta in chiaro i ruoli fin dall'infanzia e sappia gestire la sua propensione alla caccia e all'inseguimento. Numero 4. American Pitbull Terrier. Conosciuto più semplicemente come Pitbull, è un cane forte dal corpo tozzo costituito in gran parte da massa muscolare che permette a questi cani di raggiungere un peso di 32 kg nonostante le dimensioni ridotte. Hanno il pelo corto che può variare ampiamente nel colore, di cui il bianco è il meno popolare. I Pitbull hanno la reputazione di cani aggressivi che è meglio tenere lontani dai bambini, ma con il giusto addestramento possono rivelarsi compagni allegri, gentili e pazienti, amanti dell'avventura e sempre disponibili al gioco. A causa della loro forza, che spesso non riescono a controllare, è comunque consigliato fare attenzione intorno ai pitbull sconosciuti. Il loro manto a spazzola richiede una protezione particolare contro il freddo e la pioggia, perché non è equipaggiato a dovere per le basse temperature. Numero 3. Cane da pastore belga Malinois. Il pastore belga Malinois prende il nome dalla città di Mechelen e si differenzia dagli altri pastori originari del Belgio per il colore e il tipo di mantello, che è corto, rossastro e ornato di macchie nere. Ha il muso e le orecchie scure, raggiunge un'altezza di 60 cm abbondanti e un peso che varia tra i 25 e i 40 kg. Il pastore Malinois è un cane intelligente, sicuro di sé e molto versatile, che sviluppa un legame molto stretto con il suo padrone. Oltre ad essere un ottimo guardiano di pecore, è anche un eccellente protettore della casa in cui risiedono i suoi familiari. È molto intelligente e impara in fretta. È molto popolare come cane poliziotto e viene utilizzato spesso dall'esercito americano per rilevare gli esplosivi nascosti grazie al suo fiuto sopraffino. Numero 2. Cane Corso. Un altro famoso cane da guardia è senza dubbio il cane corso, una razza originaria del sud Italia e della Sicilia. Un tempo veniva allevato per le sue ottime qualità da custode del bestiame, ma oggi viene considerato maggiormente un animale avvezzo allo sport. Come tutte le razze di cani forti e indipendenti, ha bisogno di un addestratore dalla mano forte. Ama lavorare, ma segue soltanto un padrone verso il quale nutre un forte rispetto. Nonostante l'affetto che sviluppa nei confronti del suo proprietario, apprezza la sua indipendenza e non è facile da controllare. I cani corsi sono degli animali massicci, con una testa molto larga e le mascelle fortissime, che lo collocano a pieno titolo tra i tre cani dal morso più potente. Ha il pelo corto che può variare ampiamente nel colore, raggiunge un'altezza algarrese di 60-70 cm e un peso compreso tra i 40 e i 50 kg. È un cane molto adatto alle famiglie perché, sotto l'aspetto duro, nasconde un cuore tenero. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche. Numero 1. Mastino Tibetano. Il mastino tibetano è uno dei cani più forti del mondo. Veniva allevato secoli fa in Tibet, zona da cui prende il nome, come cane da guardia per il bestiame e la proprietà privata. Anche oggi i mastini vengono sfruttati per la sicurezza generale, ma sono considerati anche degli ottimi cani da compagnia e da esposizione. Nonostante il loro aspetto mastodontico, hanno un cuore tenero e farebbero qualunque cosa per la loro famiglia, ma non apprezzano molto la presenza degli estranei. Il mastino tibetano è impavido e leale, ma ha bisogno di un padrone autoritario che sia in grado di tenere a bada la sua forza di volontà. È un cane solitamente tranquillo, ma quando esce per le passeggiate non esita a far sentire la sua voce. I mastini hanno bisogno di molta attenzione e di un ambiente recintato, altrimenti non esiteranno a scappare.
possono arrivare a pesare 72 kg e per questo non sono adatti a un appartamento ridotto.